Ben ritrovato ai nostri cari telespettatori. La cronaca in apertura del nostro giornale: due romeni, Demis Florin Ispas, 28 anni, e Marian Sirmon, di 24, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Casale Monferrato con l'accusa di estorsione aggravata. I due, che concedevano prestazioni sessuali dietro compenso, dopo aver filmato e fotografato di nascosto con un telefonino i loro incontri particolari con un casalese di 58 anni, lo hanno ricattato minacciandolo di rendere pubblico il materiale in possesso se l'uomo non avesse dato loro una somma di 20.000 euro. Dopo un primo ripensamento, la vittima ha deciso di andare dai carabinieri e denunciare i fatti. I militari hanno predisposto così una trappola e hanno colto in flagranza i due estorsori proprio mentre ritiravano il denaro dal casalese. Sono sempre gravi le condizioni del giovane nigeriano ricoverato a Padova in prognosi riservata per una tossinfezione botulinica dopo aver mangiato un minestrone precotto commercializzato con il marchio Terra e Vita dalla Buona Terra SRL, prodotto dalla ditta Zerbinati di Borgo San Martino in provincia di Alessandria. Stamane si è appreso che l'Istituto di Igiene Profilassi di Torino, al quale si è rivolto l'ASL di Alessandria, dopo aver analizzato i prodotti non ha riscontrato nessuna irregolarità sia nella produzione che nelle confezioni. Lo stabilimento di Borgo San Martino sin da ieri continua a lavorare a piena produzione alimentare. Sentiamo gli aggiornamenti da Franco Capone. Sono stazionarie le condizioni del giovane nigeriano di 33 anni intossicato da botulino, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Padova. Dopo aver avvertito forti dolori addominali, il nigeriano è stato trasportato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato una tossinfezione botulinica. Ora è ancora intubato ed i medici mantengono la prognosi riservata. Dai primi accertamenti il nigeriano si sarebbe sentito male dopo aver mangiato un minestrone precotto commercializzato con il marchio Terra e Vita della ditta Buona Terra SRL, la quale a sua volta si sarebbe rifornita dalla ditta Zerbinati, che da anni produce il prodotto a Borgo San Martino in provincia di Alessandria. Stamane l'Istituto Profilassi di Torino, per la ricerca della tossina botulinica che causa la più grave intossicazione alimentare, ha fatto sapere che i campioni di merce inviati dall'Ufficio Alimenti e Nutrizione dell'ASL 1 di Alessandria sono tutti risultati negativi. Per questi motivi, ha detto il capo degli ispettori dell'ASL 1, Riccardo Rendo, sin da ieri lo stabilimento Zerbinati di Borgo San Martino lavora a pieno ritmo. L'alta qualità e la tecnologia avanzata degli impianti rappresenterebbe, secondo prime stime del personale sanitario, una garanzia sulla sicurezza dei cibi distribuiti. In giornata anche il Ministero della Salute dovrebbe annullare l'allarme alimentare. Il patto di stabilità richiesto per legge per i bilanci comunali non era rispettato e furono apportate modifiche e correzioni. Emerso nel processo in tribunale ad Alessandria a Fabio Vandone Ravazzano, rispettivamente ex sindaco, ex assessore alle finanze ed ex ragioniere capo del comune. Emma Camagna. I revisori dei conti si erano accorti che l'assestamento del bilancio comunale 2010 era artificioso per uno squilibrio di 20 milioni e mentre uno aveva espresso parere contrario al bilancio stesso, essendoci infrazioni molto gravi, gli altri due diedero parere favorevole con riserva, subordinato al riordino, peraltro pressoché impossibile, di certe operazioni. Ma l'assessore alle finanze Luciano Vandone si arrabbiò in commissione e in consiglio comunale, sia con i revisori sia con il presidente della commissione bilancio. È emerso nella nuova udienza del processo in tribunale a carico di Piercarlo Fabio Vandone e Carlo Alberto Ravazzano, ex sindaco, ex assessore, ex ragioniere capo, accusati di falso, abuso d'ufficio, truffa. È stata lunga, pesante, tecnica e quindi non facile.
Il capo contabile Antonello Zaccone fece presente, e lo ha ribadito in aula, che il disavanzo doveva essere riequilibrato. Fu concordato con Bandone un piano che prevedeva vendita di immobili e cessioni di reti informatiche, ma le operazioni non andarono in porto. A questo punto Zaccone inviò un'email informativa della pesante situazione alla giunta e al segretario comunale. Il suo documento però non fu illustrato in giunta dall'assessore alle finanze. C'erano stati correttivi, per la verità, anche negli anni precedenti, ma attraverso tagli di investimenti, non con operazioni di disinvestimento dall'anno precedente a quello successivo, con la conseguenza che anche i pagamenti ai fornitori erano ritardati. Una pattuglia della polizia stradale di Ovada ha fermato un furgone che trasportava 150 uccellini, 5.200 topolini, 50 piccoli pappagalli, 4 serpenti, una lince e persino un piccolo canguro. L'automezzo era in viaggio dai paesi dell'est Europa ed era diretto nella penisola iberica. Oltre 30 ore di viaggio senza soste previste, tra l'altro per legge, e gli animali erano stipati nel vano di carico. Con l'intervento dell'ASL si è cercato di trovare una soluzione, mentre il conducente è stato sanzionato con una multa da 1.000 euro. Pochi giorni fa invece un auto articolato francese è stato fermato durante il viaggio dalla Francia verso la Puglia con circa 350 ovini, anche in questo caso stivati all'interno dell'automezzo. È stato chiesto l'intervento di un veterinario e alcuni animali avevano gli arti inferiori spezzati ed è stato necessario abbatterli. Non ci sono davvero parole. Si è parlato dell'indagine in corso della Guardia di Finanza sul piano neve durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale di Novi Ligure, dove si è inoltre discusso dell'arrivo in città di 20 cittadini stranieri. Enrico Maria. A Novi Ligure, in apertura della seduta dell'ultimo Consiglio Comunale, il sindaco Lorenzo Robbiano ha informato l'Assemblea dell'indagine in corso da parte della Guardia di Finanza sul piano neve. È stato precisato che i finanzieri hanno acquisito e non sequestrato della documentazione che si riferisce agli anni 2011-2012. Successivamente l'assessore agli affari sociali, Felicia Broda, ha confermato l'arrivo in città di 20 cittadini stranieri che saranno ospitati fino al 30 giugno presso la struttura Il Giglio di Via Oneto. Il piano di accoglienza è stato predisposto dalla prefettura in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno, che ha messo a disposizione i fondi necessari per far fronte agli ultimi sbarchi di profughi avvenuti in questi giorni in Sicilia. Con 11 voti favorevoli e 6 astensioni, invece, sono state approvate le modifiche al regolamento edilizio comunale, che viene adeguato alle normative nazionali per il risparmio energetico. Le costruzioni, quindi, dovranno utilizzare tecniche e materiali per la salvaguardia dell'ambiente, come il cosiddetto cappotto, pompe di calore, serre e impianti fotovoltaici. Il nuovo regolamento consente anche l'installazione di impianti microeolici, purché le pale non superino il 1,5 metro di lunghezza. Sono inoltre previste deroghe per gli edifici del centro storico e per le case di terra. Per quanto riguarda invece l'interpellanza del consigliere Giuseppe Dolcino in merito alla situazione di pericolo nelle aree mercatali, l'assessore Paolo Parodi ha replicato che la situazione non presenta criticità e che la Polizia Municipale ha avviato controlli per il rispetto degli spazi destinati alle vie di fuga. Infine, con 12 voti favorevoli e 2 astensioni, è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Franco Ciliberto in merito all'adozione di un regolamento per le sponsorizzazioni delle attività comunali. I sindaci del territorio ovadese si scagliano contro la politica regionale dei tagli agli enti locali, al trasporto e alla salute dei cittadini. Bruno Mattana. In primavera si va alle elezioni dopo il caso dell'attuale giunta che è stata bocciata dal Consiglio di Stato, si andrà alle elezioni regionali. Ecco, ci sono tanti problemi sul tavolo: trasporti, sanità, assistenza sociale. Qui siamo con Fabio Barizione, che è il sindaco di Rocca Grimalda, ma rappresenta un po' tutti i sindaci del territorio. Come la pensa su questi problemi?
Ma diciamo che in questi anni la Giunta Cota, uso questo termine, ha sgovernato il Piemonte. Queste elezioni arrivano da un certo punto di vista tardi, non è possibile che ci si impieghi 4 anni per decidere se un consiglio regionale è più o meno valido. Naturalmente spero si apra la possibilità per cambiare direzione al Piemonte, perché i temi che si dicevano prima sono fondamentali e hanno messo molto in crisi quello che sono i servizi ai cittadini, non solamente ovviamente dell'Ovadese, ma dell'intera provincia e di tutto il Piemonte. Ecco. I servizi che vengono erogati dagli enti locali sono andati in crisi in questi anni, poi perché sia da parte del governo, e spero che d'ora in avanti cambia l'atteggiamento, sia da parte della regione, sono stati fatti tagli fortissimi agli enti locali. Scelte sulla sanità piemontese completamente sbagliate e completamente fallimentari. Il voler dare privilegio agli ospedali, ad essere una sanità ospedalocentrica rispetto al territorio, ci ha impoverito di servizi. Riduzione drastica sui trasporti. Negli ultimi 2 anni la provincia di Alessandria ha 5 milioni in meno, quindi il 40% in meno di trasferimenti dalla regione. Ormai riusciamo a garantire solamente più il trasporto scolastico e grandi rischi anche per chi lavora all'interno dei trasporti, quindi una ricaduta anche sui lavoratori. Terzo punto, quello che dicevo, dei servizi sociali. Per la prima volta abbiamo approvato un bilancio preventivo del consorzio di Ovada in cui la parte che ci mettono i comuni dell'Ovadese è superiore a quella che ci mette la regione. Ed è, questa è una scelta, perché in altre regioni ciò non è accaduto. Continua il lavoro del Movimento per la Casa di Alessandria per cercare di aiutare le famiglie che sono state colpite dallo sfratto all'interno delle case che abitano. Altri 2 mesi di proroga sono stati concessi per le 6 famiglie a rischio nelle 2 palazzine di via Romera a Spinetta Marengo. L'esecuzione è stata rinviata al 21 maggio. Questa mattina l'ufficiale giudiziario è stato ancora una volta bloccato dalla protesta pacifica di circa 40 ragazzi che appartengono al movimento, il quale ricorda che da novembre, giorno in cui è stato riaperto ufficialmente lo sportello del Movimento per la Casa, sono decine e decine le famiglie che puntualmente arrivano per chiedere un aiuto da parte di questi attivisti che si sono presi in carico proprio il fatto di tutelare questa gente. L'80% delle donne sane over 65 hanno l'osteoporosi più o meno grave senza saperlo. Una ricerca che è stata realizzata dalla Fondazione per l'Osteoporosi Piemonte e Città della Salute di Torino è stata pubblicata su una rivista scientifica internazionale dove si parla di una pandemia silenziosa. Carlotta Rocci. È una pandemia silenziosa che ogni anno in Italia colpisce circa 18.000 pazienti. L'osteoporosi e l'osteopenia sono malattie che insieme colpiscono circa l'80% delle donne over 65 e il 17% delle malate ha subito almeno una frattura non traumatica. Questi dati emergono dalla ricerca realizzata da Fondazione per l'Osteoporosi Piemonte e Città della Salute e della Scienza di Torino, pubblicata sulla rivista internazionale Calcified Tissue International. La ricerca, che per ora costituisce l'unico studio disponibile in materia, è durata 4 anni ed è stata realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo. I ricercatori dell'Università di Torino, coordinati dal professor Giancarlo Isaia, indagando in un'altra direzione, si sono ritrovati ad individuare la diffusione di queste patologie e il relativo rischio di fratture nella popolazione italiana sana. Il risultato è che oltre 3/4 delle donne sottoposte agli esami presenta una riduzione della densità ossea senza saperlo. Sono l'assoluta minoranza, meno di 1/5 le donne che non presentano problemi. Queste pazienti, per lo più donne, vanno incontro a fratture di femore, fratture di vertebre, fratture di polso,
plurime, diventano più piccole, più curve, hanno una qualità di vita pessima, vanno incontro appunto a un isolamento sociale che è molto importante, e basterebbe forse un po' di prevenzione, ma anche la diagnosi precoce, per fare, non dico di risolvere tutti i pazienti, di riprendere tutti i pazienti, ma certamente ridurne il numero dei disagi in quantità assolutamente tollerabili. Abbiamo dei grandissimi farmaci che vengono somministrati dal Servizio Sanitario Nazionale, bisogna avere il piano terapeutico, bisogna essere determinate regole, però abbiamo dei pazienti che fanno questi farmaci con enormi risultati sulla qualità di vita, sul dolore, proprio l'altro giorno una paziente mi chiese a 84 anni se poteva tornare a sciare dopo una frattura di femore, quindi questo per dire come anche dal punto di vista morale questo tipo di risultati sia estremamente buono. Nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è stata presentata la ristampa, seconda edizione, del libro dell'indimenticato professor Giovanni Macconi, che racconta la storia dell'ospedale di Alessandria. La costruzione del Santi Antonio e Biagio è iniziata nel 1790, ma nel libro c'è anche una grande opera di ricostruzione storica della sanità cittadina dalle origini di Alessandria a partire da 8 secoli fa, nel 1168. La ristampa si è resa necessaria perché la prima edizione uscita nel 2003 era stata esaurita e questi nuovi volumi sono stati curati dall'Istituto Storico Israel De De Vinci. È stato ristampato il volume scritto dal professor Giovanni Macconi, che si intitola Storia dell'ospedale dei Santi Antonio e Biagio di Alessandria. La presentazione della nuova edizione è stata effettuata a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il presidente Pierangelo Taverna, nel suo intervento, ha detto che è un evento molto raro, soprattutto in anni di crisi come quelli che stiamo vivendo, che la Fondazione CRAL finanzi la ristampa di un volume già pubblicato anni addietro, nel 2003. Eppure la storia dell'ospedale dei Santi Antonio e Biagio di Alessandria, del professor Macconi, è l'eccezione che conferma la regola, in quanto rappresenta un imprescindibile documento che, attingendo a fonti d'archivio dello Stato e dell'archivio storico del nosocomio, racconta la storia dell'ospedale civile di Alessandria dalla fondazione della città, dal 1168 circa a oggi. Nel corso dell'incontro sono state proiettate le immagini dell'inserto fotografico del volume a cura del professor Franco Castelli dell'Israel, che ha utilizzato anche fotocartoline d'epoca della collezione di Tony Frisina. In sala erano presenti tra gli altri gli eredi dell'autore Caterina e Antonio Macconi. L'iniziativa della prima pubblicazione e di questa ristampa è stata promossa dall'Israel nell'ambito della collana di storia contemporanea. È uno straordinario excursus di 800 anni e nella storia, prima delle opere pie e poi dei vari ospedali di Alessandria, è un libro preziosissimo perché da un lato consente di conoscere ciò che ancora è conservato ed è molto presso l'archivio di Stato, di qualcosa diremo anche oggi da questo punto di vista, e perché soprattutto ci spinge a conservare ciò che invece oggi è disperso, perché dopo l'alluvione, dopo tanti eventi in questa nostra città c'è non una perdita totale ma certo una dispersione dello straordinario archivio dell'ospedale e degli ospedali psichiatrico e infantile che fino al 1980 invece sono perfettamente conservati. Il fatto che il professor Macconi sia a suo tempo dedicato anche alle ricerche storiche, no, e abbia pubblicato un libro importante come questo dimostra proprio la poliedricità della figura del personaggio, no, di cui stiamo parlando, e consente anche a noi di sapere, conoscere le radici di questo ospedale che è molto importante. Non è la storia solo dell'ospedale, è la storia appunto della città nel suo percorso, accompagnata dalla crescita storica di questo ospedale che è diventato un centro di eccellenza e che è partito come piccolo lebrosario ma pian piano è cresciuto diventando un convalescenziario e poi sviluppandosi ulteriormente.
pubblico delle grandi occasioni a Molino dei Torti in Bassa Valle Scrivia per il concerto benefico intitolato Uno Stradivari per la gente. Il ricavato della serata è stato devoluto alla sezione alessandrina dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sentiamo Alessandra Dellacà. È stato lui, lo Stradivari datato 1715 ex Bazzini, l'autentico protagonista di una serata all'insegna della musica e della solidarietà. Il celebre violino è stato suonato per un'occasione davvero eccezionale dalle sapienti dita del maestro Matteo Fedeli, che si è esibito nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Molino dei Torti. L'artista di fama internazionale ha creato il progetto intitolato Uno Stradivari per la gente, che lo ha visto interprete nelle sale da concerto e nelle più belle basiliche italiane con i migliori Stradivari mai costruiti al mondo. Al pianoforte dal maestro Andrea Carcano, Matteo Fedeli ha proposto al pubblico un repertorio vibrante con opere di Rachmaninoff, Saint-Saëns e Fauré. L'Antonio Stradivari ex Bazzini fa parte di una strettissima cerchia di violini costruiti dal celebre liutaio nel pieno del suo periodo d'oro ed è considerato tra i migliori al mondo insieme al cremonese, di proprietà della città di Cremona. Lo strumento presenta una straordinaria vitalità sonora, dalle note gravi alle acute, e il suo timbro è straordinario, pieno e potente. Il violino venne acquistato nel corso dell'Ottocento dal noto compositore bresciano Antonio Bazzini, che divenne direttore del Conservatorio di Musica di Milano Giuseppe Verdi. L'ultima esibizione del violino fu nel novembre del 1961 a Basilea. Da allora venne concesso solo per qualche rara occasione privata e per la mostra dedicata ad Antonio Stradivari a Palazzo Borromeo, Isola Bella, del 1963. Dalla fine degli anni 60 il violino è scomparso dalle scene ed ora è affidato in esclusiva per i meriti artistici acquisiti al violinista Matteo Fedeli. Tra poco la pagina sportiva, ci occuperemo di basket, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Weekend agrodolce per la Junior Casale, che nella quintultima giornata in Lega 2 Gold torna da Forlì con la matematica certezza della salvezza, ma anche con il rimpianto per aver perso l'occasione di rimanere in corsa per un posto ai playoff. 84-74 il punteggio finale in favore dei romagnoli, con i rossoblù che dopo aver dominato i primi due quarti, andando all'intervallo lungo con un vantaggio di 12 punti, hanno letteralmente spento l'interruttore, permettendo Forlì di rimontare e conquistare due punti importantissimi in chiave salvezza. Non è bastata ai Monferrini la grande serata degli americani, con Dillard e Jackson autori di 35 punti in due. Amarezza nelle parole del dopogara rilasciate dal coach juniorino Giulio Griccioli, che ha parlato di un atteggiamento troppo superficiale nei momenti decisivi del match, quando i suoi hanno concesso agli avversari di rientrare in partita, facendosi scivolare via la possibile vittoria che avrebbe consentito a Martinoni e compagni di rimanere nel gruppo delle formazioni in lotta per un posto tra le prime otto, con conseguente accesso ai playoff. Casale rimane invece ferma a quota 24 punti all'undicesimo posto, con due lunghezze da recuperare sulle tre formazioni che la precedono in classifica. Se gli spareggi promozione diventano a questo punto un discorso quasi proibitivo, c'è comunque soddisfazione per aver raggiunto in tranquillità l'obiettivo principale ad inizio stagione, quello della salvezza, con la possibilità di chiudere comunque in bellezza un campionato positivo.